Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti, vediamo se al momento dovrebbe partire, se non è già partita la live. Sono attivo anche il volume, poi cerchiamo di vedere che sia tutto a posto. Dovrebbe partire a momenti un webinar di presentazione della nuova versione di Delphi, che tra l'altro mi dicono sia già stata rilasciata, e quindi a chi si chiede quando rilasciate, quando rilasciate, la risposta è già The fatto. webinar will begin shortly. Please remain on the Evidentemente qui c'è line. un po' di gente che sta già scaricando, e quindi spero che trovano le vie un po' intasate per la presentazione. Spero che sia perché ci sono delle novità interessanti. Diamo un'occhiata, dovrebbe iniziare alle 20, quindi tra qualche minuto, sperando di riuscire a vederla, che si senta tutto. Adesso tengo controllato un po' dappertutto, magari aspetteranno qualche minuto. Infatti ho iniziato appena un po' prima per anticipare, e The webinar will begin shortly. Please remain on the line. Vediamo se inizia. Quindi è un webinar, una preview di presentazione della nuova versione di RaStudio. In realtà, quindi qui parliamo sempre di Delphi, ma in realtà riguarda Delphi e C++ Builder, quindi entrambi i linguaggi Pascal Base, diciamo, linguaggio Pascal di Delphi, e il linguaggio C++ per C++ Builder, perché RaStudio è l'unione di queste due. Oh, dovrebbe iniziare, qualcosa si The vede. webinar will begin Speriamo shortly. anche che Please ci sia remain on un the line. tocco, cioè ci devo fare un clic The sopra, non lo broadcast is now so. starting. All attendees are in listen-only mode. Adesso, prima che ovviamente devo aprire un browser esterno, Hello, greetings and welcome to this webinar on what's new in RadStudio 11 Alexandria, the next generation of Delphi and C++ Builder. My name is Jim McKeith, developer advocate here at Embarcadero, and joining me are both Marco Cantu and David Millington from the project management team here at Embarcadero. We're glad you could join us. We have a lot to share, and if you do have any questions as we're going along, you can put them in the question panel and we'll do our best to answer them for you. Si sente And più with che that, bene, I'm going anzi, to si turn sentiva things già over da to Marco prima. Cantu. Thanks, Jim. I'm Marco Cantu, and before getting to RaStudio 11, I want to spend a little time introducing the landscape we are into. I'm going to highlight three specific trends out of many that I could pick. And these trends also explain what we are doing with RaStudio in this release. The first is the coming release of Windows 11 that's scheduled for October. We are fully focused on it, and it was a key reason for picking version 11 as the number of RaStudio. We are also focused on the technology around Windows 11, specifically supporting the new Ciao Flavio, benvenuto. Dimmi se si sente bene. collectively known as Windows App SDK and in the past Project Reunion. It's a set of APIs and platforms we have been supporting already in some extent and will continue working towards. Another big transition is the ARM CPUs on the desktop. While multiple vendors are working in this direction, Apple has taken a big leap with macOS. Since last year, all of the new macOS devices have an ARM CPU. Ciao Andy, ben arrivato anche a te. Tanto qui siamo a livelli introduttivi, c'è il product manager di Delphi che sta spiegando un po' quali sono
quando è lo scenario, quant'è, diciamo, qual è lo scenario in cui si introduce questa nuova versione di Delphi, Windows 11, direi, e il fatto di ARM sul desktop riferito ad Apple, che ha il nuovo processore M1 e supporto IDPI, che è come dire, supporto ai monitor ad alta risoluzione, caratteri grandi, eccetera, che in Delphi era parziale, quindi sia nelle IDE che nelle app. I Vediamo. want to spend 1 minute reminding what is great in RustUdio and what makes the product distinct from other development tools. RustUdio is great for developer productivity. It really lets you build applications faster. It offers fast native application with no dependency on runtimes, no dependency on big third-party ecosystems. The code is compiled, so you have great control on your intellectual property and great control on the performance of the application. It offers database access as a key tenet from the foundation of the product. It offers powerful C++ libraries and a strong community with a lot of third-party components. It offers platform API access, so you're never limited in terms of what you can do. But at the same time, has visual designers that let you prototype and build application faster, whether it's Windows or multi-device. It allows you to leverage all of your existing investment, all of your existing code, and even 10, 15, 20 years code can be moved over very rapidly to a new version of RustUdio. What we have been doing Ok. recently, that is before the RAD 11 release, was enhancing the IDE with dark theme and full styling support, redesigning the entire Delphi coding site experience with LSP, rework the installation, specifically the offline installation, and provide MSIX support. We have added additional components like tcontrol list for displaying a lot of items in a very efficient way, tnumberbox and tedge browser, which is one of the elements of our. Qua c'è un po' la carrellata di quello che fa parte della versione attuale, che per me è stata una release molto, molto interessante, perché Handling c'era un and sacco installing di feature anche nuove, Perform pur Archive dovendo essere Multi-Device on the Delphi una side with maintenance new LSC support with release, Intel tra i support controlli nuovi. and for the latest iOS and Android, including Apple Metal GPU driver support and recently FireMonkey low-code application wizard. And with that, I'll let David introduce what we're doing with the RustUdio 11 IDE. Thanks, Marco. Quindi si parla dell'IDE Something in we've had on questo. the roadmap for some time and that I've been wanting to be able to announce for quite a while. And today in Red David Studio, Millington è product manager di C++ Builder, se non ricordo supports male. IDPI. Oh, ok, le This means the IDPI. entire IDE is now crisp and clear, perfectly scaled on high resolution monitors. You can see two comparison screenshots taken by Jim. On the left, the old version of the IDE looks blurry on a high-res screen because it's visually scaled up by Windows. On the right, Rad Studio 11 natively supports high-res screens and Windows high DPI scaling, and so is pixel perfect, with crisp and clear text, images, and other rendering on screen, including the code editor and the form designer. Crisp and clear sembra le patatine, qui si vede bene il fatto che con nuovo IDE supporta IDPI, adesso è perfetto. Io l'ho dovuto attivare con delle funzioni, dei giri particolari in Windows con la compatibilità, retrocompatibilità, perché ad esempio in alcune live si vedeva male, quindi. Components for high-res icons. That is the same very powerful tech. Hanno cambiato un po' le icone, hanno messo un po' di icone a diverse risoluzioni, e poi c'è la Tools API, probabilmente rivista. Tools API si ricorda sempre quella parte di Delphi che si può utilizzare per creare delle estensioni, quindi se io devo creare nuovi comandi nell'IDE di Delphi, devo ovviamente metterci adesso le icone, devo tenere conto anche di Now queste in low cose, res, quindi. we'll have a replay up on YouTube, and hopefully you'll be able to stream that at 4K resolution to see the IDE in all its high DPI glory. Windows is set to scale at 200%, so everything is drawn at double the resolution.
That means 2 pixels horizontally and 2 vertically for every pixel at low res, or a total of 4 high-res pixels per low-res pixel. As you can see, the IDE draws very clearly. I'm zooming in here so it's visible even when streamed. You can see that the text, even when zoomed in, remains very well rendered. Ecco, che si veda bene anche in streaming farà molto comodo, proprio perché lo sfrutto al massimo. I don't want to focus on icons too much. They're definitely not the most important of the things we'll show today, and most are just higher-res versions of the old ones. But we do care about usability and design in the IDE. And the core actions of the IDE, like running with debugging and stepping over a line of code, have new icons designed to clearly represent what they do. Meno male. The most interesting part of HiDPI support is the form designer. Un po' di revamp. You can use the VCL form designer in HiDPI, and there are also several options you can change the behavior to suit your own setup and requirements. Here's a VCL form. If you remember, the IDE is running at 200%, and you can see the form is displaying the same size, the same scale as the IDE, so it is being designed at 200% too. When you run the app, it will scale up or down to match the scale of the screen it is being run on. However, the DPI it's being designed at and control positions and size are saved in the DFM file, and you may not want those values to change just because you open a form at high resolution. Or you may want to design all your forms across your entire team at a specific DPI for consistency across your team, even if different team members use different displays with different DPIs. Sì, questa è una feature interessantissima, il fatto che puoi aprire i progetti e vederli con i DPI del sistema o con i DPI, diciamo, custom, e quindi avere tutti gli stessi setting a prescindere da com'è il sistema operativo, o, e quindi salvare anche questa informazione. Insomma, si può fare mix and match. Ci sono talmente tante opzioni che non saprei neanche quale usare come default, ma... This is useful so that all your team members design using the same... Ciao Carlo, mitico, benvenuto. Here, I've decided I'll design all my forms at 144 DPI, or 150%. Sì, il fatto che si possa scegliere anche un DPI che non è il, cioè, il tuo di sistema, e quindi simulare anche altre soluzioni, non è male, perché questo DPI, come dicono gli americani, è pain in the ass, è proprio una rottura di scatole. Design at low DPI. But you can easily change that, as we just saw, and we recommend either just using automatic or choosing a value that your team as a whole will agree on. We haven't covered the FireMonkey designer, but that's a simpler scenario than Windows VCL scaling, and it just scales to match the IDE's scale. Another new feature in the form designer is to show VCL styles in the designer. Now, one of the reasons to have a visual designer is to design and preview your app close to how it will look when it's run. And while we supported changing the look and feel at runtime, until today we didn't support previewing that at design time. Now you can see how your form and controls will look with the VCL style right in the designer. And don't forget that in a recent release we also added support for per control styling, so you can mix multiple styles in one form. And this is supported at design time too. The Object Inspector Property Editor also shows a small preview of what the style will look like. This feature is controlled in the options dialog, and it's off by default. Now that's only because third-party components require code changes to draw styles at design time, and may not have done that yet, meaning you'll get a mix of styled and unstyled in the designer. But we plan to enable it by default in a future release, once there's been time for everyone to update their components to support the feature. Personally, it's such a neat feature that I recommend turning it on right away. There's much more new in the IDE, and I'll cover the rest only briefly. The FireMonkey designer now has hints and guidelines like the VCL designer. Ah, finalmente le guideline in FireMonkey. Yeah. There have been many quality improvements to Dolphy LSP Code Insight based on your feedback. We have a new C++ code formatter using Clang format, which will pick up the formatting rules for your project automatically if you have a .clang format. Dovrebbero dare un'occhiata anche al formato di Delphi, che è un po' non è così elastico, e più delle volte mi trovo a fa delle formattazioni un po' strane, non configurabili. Vabbè. Which looks absolutely beautiful on high-res displays. And we also install a number of other popular coding fonts you can choose to use.
And finally, we have improvements to designing and coding a unit at the same time. This one's worth a demo. One reason to use the old floating form designer might have been to design a large form and use as much of the screen as possible. È vero, c'è chi usa, chi è abituato a usare gli sganciati. Io uso l'IDE Docked, ma molti che lavorano con due schermi preferiscono il layout. DPI settings to design at lower DPI. You can even fit a form that can be multiple times the size of your screen in the designer, all on screen at once, which is better than even the old floating form designer allowed. But what I want to show here is two windows, both the same unit opened. For the webinar, these are on one screen, but you can imagine these are on two different screens. And the designer is open in the main IDE window. If in the front window I toggle from the code to the design view, you can see the designer is automatically moved to this window. But better yet, I can choose where to have the designer for this unit. There's a button in the designer to move it, and I can pull the designer from window to window to have it where I want. Ah. Back and forth. Cioè puoi spostare il designer dove vuoi e il codice dove vuoi, così. This lets you have the same unit open and to both code and design at the same time, with a designer in any window, and combined with designer DPI scaling, even handle very large forms. Questo potrebbe essere interessante. You also have a new welcome page. It's useful when you start the IDE to have quick access to open recent projects, create a new one, and so forth. Our old welcome. E qui finalmente una nuova welcome page, perché quella basata su HTML da quando l'hanno introdotta non mi è mai piaciuta, non sono mai riuscito a customizzarla, forse questa sarà ancora meno customizzabile, cioè customizzabile ma non così, però è troppo legnosa, troppi glitch. The installer also has some improvements. As well as supporting high DPI, you can choose where to store the catalog repository files on your system. We have improvements to choosing the language you want to run the IDE in, and the installer now downloads in parallel for faster installation. One more thing. Delphi LSP. Probabilmente sono un po' basso perché sono lontano, poi c'è il sottofondo che dello speaker che parla e a volte tiro. Today, not only are we supporting using Delphi LSP from VS Code, but we have an official Embarcadero plugin available in the VS Code marketplace to allow editing Dolphy source code with LSP Code Insight. Ah, proprio nel marketplace hanno messo lo zampino in Visual Studio Code. C++ languages. C++ has a big focus this release on quality and on interop with Dolphy. As in the past couple of releases, we've focused a lot on Windows exception handling, both 32 and 64-bit. And it's looking great. Some really complex testing scenarios are working well, and one very complex library we test against that uses multiple modules and some unusual behavior is now working very well. If your code or libraries use exception handling, this is of great benefit to you. We've also improved CMake support, with more revision and improvements to its functionality, useful if you use open source projects. One area that Clang was weak in was runtime type information, or RTTI. Our C++ compilers generate Dolphy-style RTTI for Dolphy-style types implemented in C++, like a component or any class inheriting from T-object. And in this release, we've completely overhauled how Clang does this to make sure it matches what Dolphy itself produces. Not only is this useful in general, but the IDE uses the Dolphy RTTI for generating and connecting event handlers. Beh, lato CPU hanno aggiunto qualcosina, cioè lato sì, CPU, ciao. C++ hanno aggiunto delle cose interessanti, non mi spiego sempre come mai vanno sempre su due binari separati, cioè so che sicuramente Delphi magari sarà più venduto, ma ci sono anche un sacco di sviluppatori, hanno sempre un po' questo, sono sempre figlio di un dio minore, anche se invece cioè, l'ambiente RAD come RAD Studio con C++ per chi non ama sintassi verbose dovrebbe esserne veramente contento, mi viene da dire. Also improve general Delphi C++ interop. For example, C++ code often uses std string view for lightweight access into strings, and now you can get a string view into a Delphi string, letting you use a Delphi string directly with C++ libraries that use string views. Also, C++ code tends to use C++ strings, yet
UE code like VCL event handlers are accessing control properties like encaption used Delphi strings. And in the past, these two string types had to be manually converted using some ugly code like accessing CStr. In other words, it used to be difficult to mix. Now you can directly assign and convert between C++ and Delphi strings. The combination of these, both string view and string assignment or conversion, means that mixing Delphi and C++ string types is seamless, both in your own code and... Qui sono andati un po' nel dettaglio tecnico, sono un po' persi. Dai, queste cose le leggiamo nel What's New dentro la documentazione. Passiamo alle cose più impanti. Dacci del proibito, come so dire. Types like currency, t-date, time and variant, as well as basic types like integers and floating point. This is something the classic compiler let you do, and these new methods, which are C++ in design, let you do the same thing easily with the Clang compiler. Overall, a big revision supporting Delphi and C++ fundamentals, with great exception handling, and focus on quality of life when interoperating between Delphi and C++ from your C++ code. Things that you may have relied on Classic to achieve in the past now work with Clang, and you have easier coding and seamless interop between key Delphi and C++ types in a C++-ish way that C++ developers will find natural and familiar to use. With that, I'll hand over to Marco. Thanks, David. This is Marco again. Spassano la palla. We've added a few, even small language enhancements, namely the ability to define a binary literal values, that is, represent an integer value with zeros and ones, and the ability to use a separator to better display any large digit, like 1 million here. You can use the underscore anywhere you want in a numeric value and will just be ignored by the language parser. Questa l'ha presa da Python perché l'ho appena vista. Assembly level for AVX instructions, so you can use those directly in your code. We have also further enhanced the compiler performance, delivering everything that was in 10.4.2 and in the patches that were available 10.4.2 plus a few more optimizations. Io spero che il separatore underscore numerico come in Python non sia l'unica miglioria che hanno fatto al linguaggio Delphi, dai, c'è qualcosina in più. Io aspetto da sempre una sintassi per funzioni anonime tipo lambda più sintetica, ma non so se arriverà mai. This includes not just the compiler but the entire toolchain and the support for signing application, and also the ability when you're using the Delphi IDE to select a universal binary package, that is a package that's going to include both the Intel 64 and the ARM 64 binaries within a single application package ready to be deployed on the macOS store or be distributed to your customers if they have a mix of ARM and Intel based. Questo ci sta, era una delle feature più richieste, quella di avere il supporto M1 e il fatto di poter compilare tra l'altro in un'applicazione unica, fare un universal package, cioè tutte e due le versioni Intel e ARM, così gira sia sul desktop sia su una CPU che M1 Apple Silicon CPUs with macOS 11. You can use this platform to build native M1 applications and get your apps running on Apple's macOS Monterey. You can create a universal binary containing both Intel and ARM code. To do so, ensure the target platform is macOS ARM 64-bit, and then in the project options, tick the Generate macOS Universal Binary File checkbox. Let's now move to the quality and feature improvements that we've added. Come sempre, le implementazioni che fanno sono legate a ability, cioè è roba pesantissima secondo me, come quella di IDPI, solo che è talmente automatica che uno sembra che non abbiano fatto niente, invece dietro le quinte secondo me c'è un lavoro veramente. That our control support all of the features that the platform provides, whether is because they map to the right platform controls or leverage new Windows messages or new APIs that have become available over the last few years. The most significant is the new Reach Edit implementation
that now includes the latest platform control and offers features like URL detection, transparency, and spell checking. All you need to do to migrate an existing application is open it and then enable those features in the matching problem. L'IDE non è perfetto nell'IDPI, Carlo, oppure non è perfetto in altre cose perché nell'IDPI sono riusciti a fare... È che tu c'hai un'esperienza diretta con le risoluzioni multiple e icone e immagini vettoriali, che tra l'altro secondo me invece era forse la scelta più ovvia alla fine, passare... Cioè l'idea del multi-bitmap secondo me è carina, ci sta... Però cavolo, cioè, se uno faceva qualcosa di vettoriale aveva già risolto il problema. Default form size, different default font for forms, and really dozens of other small improvements that really make your life easier in everyday VCL development. We have also improved the support for running VCL applications on a remote desktop. Come mai spostare l'IDE? Cioè dovrebbe essere proprio la, quando fanno il demo con le applicazioni VCL, che le sposti da una parte all'altra, riceve la notifica e si aggiorna. Comunque adesso ci proverò subito. Control. But let's have a look to some of these controls in practice and also to how VCL applications run and look on Windows 11. This is a VCL application that uses the tReachEdit control. As you can see here, we have new properties like transparent, show URL hin, and spell checking, which are all active. Now, if I run this application, you can see that just by typing the text over URL, that becomes a hyperlink. You can also see that if I misspell something, I have it underlined with a red squiggle and can go and correct it using the hints that the operating system provides me. When I click on the URL, I'm going to open a page. That's because there is a new event in the reach edit control, which is editor link click, which is where you can implement the operation to be executed when the user clicks on the URL. This other example shows a tree view where we can enable the check boxes and we can change the style. Guardate, saluto l'amorosa perché mi scrive in chat. E quindi or read the status of each of the items. Putting the latest insider beta of Windows 11 here. And what are the distinct... Ci sentiamo dopo al telefono. We'll have rounded corners, but you can't control it. I am showing with the custom title bar because I figured that would be the worst case scenario, and I've set some colors and centered the title bar here. There is some code in here, I'll show you, that I've added to turn off the rounding or set the rounding to small or turn it back on again, based on which button you press. So here we have the default, which we see with the rounded corners. So at this point, no additional APIs have been called. I can turn off the custom title bar, turn it back on again. Rounded corners stayed the same. I can turn off the rounding, and now we've got pointy corners like Windows 10, and go back to regular rounding or even small rounding. Questa cosa dell'IDPI è anche vero che quando lo si cambia in Windows, anche in Windows viene scritto alcune applicazioni potrebbero... Quindi bisognerebbe anche vedere se è l'API che fa un po', come dire, un po' schifio, oppure se c'è qualcos'altro, tipo, cioè se è tutta colpa loro, oppure... Specific areas we focused on are desktop support across macOS and Windows, and we are achieving it by refactoring some of the services that the platforms provide, so that your application can work seamlessly with the same source code across the desktop operating system and in many cases also on mobile. For Windows specifically, we have improved the high DPI support by moving from a pixel logic to a device independent units logic
So every size or distance or position is now expressed in logical units, and that helps better scaling to high resolution monitors. Really, you can recompile an existing Windows FireMonkey application. Comunque questo IDPI ha rotto le scatole di qualsiasi frangente, cioè per avere una cosa che si vede bene hanno messo mano a tutto. Se continua a funzionare tutto, cioè stappiamo lo spumante. Targeting the API 30 level, to accomplish it we also had to update our Android X support, we have improved in-app purchase support, and today we are matching all of the Android Play Store requirements from Google. Another nice feature is the ability to deliver more than one file with Java code in it, simplifying the integration of external Android libraries. The other big feature in FireMonkey is support for Edge or WebView 2 control, as Microsoft calls it. This is again one of the features in the Project Union technology. We offer this support in VCL in 10.4 and improved it in 10.4.2. And now the same features are coming in FireMonkey as part of the T web browser component. Ah, cioè, infatti dicevo, questa non è una novità, però in FireMonkey, quindi in FireMonkey su Windows abbiamo finalmente Edge al posto di Internet Explorer, che ormai target computer and have a much smoother and better rendering of the websites you might want to show within a FireMonkey application on Windows. This is a FireMonkey application that uses the T web browser component, as I can configure it with different Windows engine. If I pick Internet Explorer as the engine, like it used to be by default, when I run the application and open the Embarcadero website, you can see that the content is scrambled, the information is not displayed like it should be, there's alignments are all wrong and the flow is completely broken. Ho letto che su Windows 11 proprio cassato, quindi ma effettivamente era anche ora, nel senso che dovendolo deprecare o lo si toglie oppure la gente continuerà a usarlo per... Sarà un dramma per chi aggiorna e ha fatto dei siti con delle applicazioni. Displayed as you in Chrome, because that's exactly the engine behind the Edge Chromium WebView 2 control. Beside our FireMonkey and VCL user interface libraries, we have also extended most of the other libraries that are part of RustStudio as part of the runtime library, the data access layer, HTTP clients, and so forth. Let's start with the Delphi runtime library, where we address several issues and focus on a few specific areas, including improvement for tzip file class for compression and decompression of files. We have included support for 64-bit zip files, a deletion of individual entries, and a number of quality improvements and performance optimizations. We've also enhanced our support for some large data structures, specifically when you're building 64-bit application, like lists, operations on large streams, dictionary improvements, also in terms of hashing and capacity management. Mm. We've introduced new record helpers for t-datetime, t-currency. So now you can have a t-datetime value in Delphi and use the dot notation to access all of the many operations you can apply to a daytime data structure. Anche qui finalmente, perché c'era già sulle stringhe, ci ho provato più volte sul daytime ma non mi usciva mai. Interface objects, it's called tnorref count object. That's of course an alternative to the interfaced object, which implements reference counting for an interface based object. The other class we introduced is a t pointer stream, which is a variation on a memory stream, with the ability to just use a pointer to an existing memory structure rather than allocating a new block of memory for the stream. We have enhanced quality for Bluetooth LE on all of the platforms. Questo pointer stream intriga. Several performance optimizations and improved
runtime time, information support, specifically around open arrays. We now surface these stats about thread pooling for the parallel programming library and have enhanced FireDAC database access drivers, specifically with improvements for Postgres, SQL, Oracle and Firebird databases. But okay, qui parliamo prevalentemente però di fix, sì, c'è qualcosa di nuovo però. Database drivers. In terms of web technologies, in the HTTP client library, we've added support for HTTP/2 on Windows. There is a new protocol version property in the client component. We've also added custom content type in a REST request. We've added a public key for certificates. We have restored an old feature of DataSnap, which is the ability when using DataSnap with a REST API, that is the ability to configure the mapping of the URI. Restored perché era stata tolta, non mi ricordavo che avessero rimosso. You can determine which method is executing. We've also added support for Base64 UR encoding. On RAD server, we've done a few more things. Support for multi-platform data directly built into the system. A new client component called T-Request Dataset Adapter that helps you upload an entire dataset to RAD server. And also, which is relevant, a new distribution model for RAD server. This is called RAD Server Lite. It's a version of RAD server that embeds into Base2Go, making it very easy to deploy because you don't need to deploy an instance of the Interbase server. It offers unlimited deployment, but it also has limited throughput because it's a standalone server with, again, an embedded database that will not scale to thousands of connections. Devo dire che su RAD server ci credono, perché continuano a aggiungere feature. Sento pochi che ne fanno uso, anche se io ho provato un demo mentre facevo la review di un libro che spiegava un po', ma col deploy e i package effettivamente è molto comodo. Fa un po' così a cazzotti quella licenza, che non ha un costo esorbitante, però così sta male, perché quando paghi un prodotto e devi pagare qualcosa in più per un tool aggiuntivo, così ti rimane un po' lì, però. The total number of issues that we are closing is 150 new features and over 900 bugs. To end the presentation, let me provide you a summary of what's in RAD Studio 11. As you have seen in this session, we've put a large focus on the IDE with a high DPI IDE and high DPI enabled from designer. Moreover, the ability to use VCS styles in the designer. C'è riassunto, diciamo che sull'IDE è dove sono concentrati maggiormente, ma in realtà in parte ci sta, perché forse è la parte più vecchia, perché le librerie, i designer, cioè le librerie sono all'avanguardia di per sé, secondo me, per certi versi. È proprio l'IDE in sé che tende a essere un po' a sentire un po' il tempo, sempre compatibilità all'indietro, che per a netto della questione IDPI, secondo me, anche rispetto ad altri che fanno installazioni a caldo, hanno delle estensioni, cioè è migliorato molto, però sicuramente ha bisogno di, però sì, avrei preferito qualcosa di più sul linguaggio, vabbè, magari ne parliamo. Modernized VCL, improved FireMonkey high DPI support on Windows and integrated WebView 2. We have also round up our support for Android with API 30 target and related work. And last but not least, we are now officially supporting building and deploying Linux applications compiled with Delphi on the Windows subsystem for Linux, which is something we want to leave you as a final demo. I'll open up Windows Terminal. Oh, qui per chi... Per i fan di Linux c'è un. And then I'll use a script to start PA server and show my IP address to verify I'm connected to the correct instance. Looks like we're good. Test the connection. And now we'll run this simple little console application. Brack. And we see the output we expected, the same numbers displayed twice.
But we can debug it now. And change the value from the generated value to the value of our choice. Vabbè, ok, questo è debug spicciolo, è chiaro che stai facendo debug in remoto, quindi se cambi il valore vedrai un valore diverso. La questione che tra l'altro qui la cosa sempre più interessante è FMX Linux con la parte visuale. Parlando di Windows 11 e Delphi 11, speravo avessero già creato degli stili VCL che mimano Windows 11. Questi forse non li hanno creati, forse arriveranno, perché immagino che sia abbastanza automatico che poi vengano rilasciati o su Getit. Cioè, dire che io non l'ho installato perché so che aveva diversi... vabbè, non ho da dedicargli una macchina virtuale e tempo di testarlo, e non lo installo di certo in produzione perché so che c'erano anche diversi problemi di stabilità. Anche se quel bianco, quello stile non mi piace tantissimo, magari quando lo userò cambierò idea. Ci hanno fatto vedere qualcosa che per stondare i bordi, fare i bordi più o meno quadrati con delle API, però sì, come supporto. Probabilmente bisogna andare a vedere poi nel dettaglio sia le novità nel dettaglio proprio di quello che viene rilasciato, cosa c'è già, cosa si riesce a fare in automatico e cosa invece... Proviamo a sentire magari delle domande e risposte. Non sento più niente, sono andati a letto. Hanno deciso che non si fanno più. No, la cosa che mi lascia un po' con l'amaro è la parte di Delphi Language Enhancement, che secondo me con le variabili inline non pensavo, ma mi hanno stregato, perché molto spesso mi ritrovo a usarlo spessissimo più che per lo scope, per il fatto che si possa fare type inference, cioè scrivo var pipo uguale, faccio la create di qualcosa e non devo scrivere due volte il tipo, cioè poi è inline, cioè ci sta molto bene come codice, ancora più chiaro. Non vorrei averlo silenziato io, non penso, perché dovrebbe sentirsi lo stesso. Tra l'altro io lo vedo in piccolino, ma per cui non riesco a... No, è carino, le cose interessanti, questo IDPI sicuramente è un gran passo avanti, perché proprio l'ambiente prima lo ignorava e quindi si riusciva a ottenere un risultato, però era veramente difficile progettarlo. Tra l'altro proprio in questi giorni sto facendo consulenza a un cliente che ha delle applicazioni che vanno su pannelli e che devono avere insomma un certo aspetto grafico, e cambiando i DPI, cioè la fortuna è che l'ambiente è un po' regolato, ma quando cambiavano i DPI si vedeva malissimo tutto, si scombinava tutto, proprio perché da parte del dobbiamo un po' c'erano magari delle scelte diverse da fare nel modo in cui mettere giù questi pulsanti. Quello sì, però effettivamente l'IDE sbarella tutto e non hai modo di provarlo, perché comunque ti fa sempre vedere uno a uno. Quindi adesso forse da quel lato lì hanno fatto addirittura un saltone, perché visto la selezione di più API per il monitor per l'IDPI, più apri l'applicazione e te lo creo con quello attivo, oppure lo creo come dici tu, oppure lo condividiamo col team. Cioè adesso sì, è un molto, secondo me è molto raffinata come soluzione, che almeno in altri ambienti, io ho provato ad esempio Visual Studio
con Windows Form banalmente, perché ovviamente è una cosa che riguarda l'API di Windows. Se parliamo di applicazioni come WPF o, cioè, tecnicamente, o anche FireMonkey, che è vettoriale, ogni cosa che venga riscalata si vede sempre comunque bene. Il problema magari rimane solo nell'allineamento, mentre lato VCL sappiamo che ci sono anche questi problemi di caratteri. So, cioè, devo fare i complimenti perché so che hanno fatto una faticaccia veramente enorme dal punto di vista dell'implementazione, perché effettivamente io non ci ho mai pensato, però quando si progetta con l'IDE nella VCL, allinei i controlli basati sul testo, perché nella VCL si può fare, cioè non i bordi di un pulsante ai bordi di un altro pulsante, ma c'è proprio l'allineamento del testo che c'è all'interno di un controllo col testo che c'è all'interno di un altro, che potrebbe essere allineato, centrato, cioè tutto sia in fase di progettazione che di esecuzione, in tutti questi frangenti comunque tutte queste parti devono tenere conto dei DPI, cioè non c'è niente da fare, quindi è tutto facendo in modo che, ovviamente, come siamo abituati, tu riapri, prendi un progetto, lo riapri, compili e va, appunto, citando il nome del canale, senza, con il minor numero di modifiche possibili. Quindi se ci sono riusciti, secondo me hanno fatto un gran lavoro. Poi lato l'IDE sicuramente c'era bisogno di una, anche un po' di una svecchiata, già insomma con la questione dei vari temi, però se ne hanno approfittato per cambiare anche qualche icona, a netto di abituarsi un minimo, perché purtroppo il testo non scala come i controlli. Sì, che scala, non scrive più grande, quando l'avevo visto in un provato con un pulsante button 1 che si vedeva più grande, anche la caption e tutto mi sembrava cioè comunque che venisse più grande. Adesso hanno cambiato, visto anche il font di default, secondo me lato Android controllerò, ma anche lì dovrebbero dare un'aggiornata agli stili di default. Ma se lo vuoi mandare in privato, c'è il filtro di come 11 messaggi. Ah no, sì, c'è il anzi, aspetta che faccio una cosa migliore. Ti metto come utente VIP, così puoi postare i link, giustamente. Cosa stavo dicendo? No, è un integer, non scala. Ah, ok, no, vabbè, sulla VCL sì. Ok, quello adesso ho capito cosa intendevi dire. Sì, essendo in pix, essendo una misura finita, non può prendere. È vero che sì, tecnicamente potrebbe fare mezzi punti o qualcosa del genere, ma non. A parte che il font in realtà dovrebbe rimanere uguale, cioè io dovrei semplicemente avere lo stesso valore del font, ma vederlo grosso il doppio. Cioè, anch'io poi mi devo chiarire un attimo le idee sulla questione da alcuni aspetti, perché veramente è una cosa che ho sempre rimandato, ho sempre forzato un po' le risoluzioni ai miei clienti, ma perché lì ce lo si può permettere, in quanto sono applicazioni che girano da magari fatte verticalizzazioni e quindi ad hoc. Però è chiaro che chi mette, ad esempio, poi come te, appunto, le applicazioni sullo store, o vuole distribuire un qualcosa che vada su Windows a chiunque, chiaramente deve in ogni caso deve pensarci, perché vuol dire che in caso contrario la tua applicazione un po' viene vista in maniera, aspetta che provo. Ah, ma dovresti essere già VIP in realtà. Qui vedo, infatti c'è anche lo stemmino. E allora probabilmente dovrei impostare il moderatore in modo che sia la chat del tuo canale eliminerà gli URL pubblicati da te, dai moderatori, dagli amministratori e dai VIP.
Il font e di font 8 negativo, size diverso da 8, pixels per inch. Infatti non è banale, ma infatti mi devo anche chiarire appunto l'aspetto dal punto di vista tecnico proprio per questo motivo, perché è Streamlabs che rompe le balline, forse deve essere configurato per, stavo parlando del link censurato, sì, perché c'è il moderatore che è appena un po' regular subscribers, per favore non postare link non autorizzati. Non posso scegliere whitelist. Questo è per punishment. No, send punishment message. Dopo ci guardo. Anzi, facciamo così. Link protection. Teniamo via. Così. Adesso potete spammare. Si può spammare a tutto spiano. No, perché questo è un po' aggressivo. Magari abilito l'altro che è un po' più morbido. E no, sono un pochino amareggiato più che altro per la questione spammare. aiuto, è partito il... Come qui sono bloccati così, non si sente più niente, secondo me. La Q&A ce la siamo presa, o non funziona da me o è andata nel Q, come si suol dire. Ok. No, dicevo, sono un po' amareggiato per le feature del linguaggio, perché non hanno aggiunto molte cose. Cioè sì, quel separatore, la presentazione binaria, però proprio due cosine in croce. Sono stati veramente molto avari dal punto di vista di feature del linguaggio, secondo me Delphi per alcuni frangenti, cioè si è fatto un bel passo avanti nelle versioni precedenti, ma in questa versione, che doveva essere una 11, e poi sì, Recedit aggiornato secondo me ci sta, perché comunque è un componente più usato di quello che pensassi, perché ho visto, io non lo uso praticamente mai tranne per fare dei demo, perché ci sono le azioni incorporate. Se tu vuoi stupire uno, fai il WordPress in 5 secondi e ti diverti a far vedere che con le azioni incorporate eccetera, senza una riga di codice, puoi rifare un WordPad in 3 minuti. Però cioè, ci sta l'aggiornamento, perché vedo che invece altri lo usano e tanto, e quindi dagli qualche feature in più se a livello di API sono disponibili, un link, una formattazione aggiuntiva o qualcosa, secondo me ci stava. Quindi quelli sono degli upgrade che stanno sempre bene, e anzi magari così lo rende più utilizzabile senza dover ricorrere a quelle importazioni di progetti di terze parti un po' faraginosi, con una DLL che ti mette un browser che non sai neanche bene qual è, un engine, e devi farlo con l'HTML, devi fare un po' delle cose un po' strane. Invece almeno Recedit lato Windows comunque efficace e ci sta. Però diciamo, a parte questo, supporto Windows 11, mi aspettavo una carrellata magari di demo che facessero vedere, al netto che Windows 11 ovviamente ancora sotto test, delle novità legate a quelle che sono, come dire, gli aggiornamenti, cioè cose peculiari aggiunte in Delphi che ti fanno sfruttare dalle applicazioni VCL, quello che hai di nuovo in Windows 11, al netto degli IDPI e tutte queste cose qui. O vabbè, questo è chiaro che è uno sneak peek, quindi si buttano un'occhiata, una preview,
che come sempre dicono non è detto che quello che facciamo vedere lo mettiamo e poi c'è la release esattamente un'ora dopo, che anche lì vabbè, così, continuo certe cose psicologicamente, non continuerò a non capirle mai perché fanno certi comportamenti, però sì, dal lato del linguaggio mi aspettavo qualcosa di nuovo, anche perché mi sembra che fosse uno dei temi non visuali, ma quelli temi nel senso di cose su cui si lavora, che magari potevano essere che hanno in scaletta, quindi si è fatto bene nella release precedente più magari di quanto anche con LSP, che secondo me, salvo la sua prima incarnazione che proprio non funzionava, quella più recente, al netto di bloccarsi ogni tanto, mi sembra comunque molto efficace, mi sembra fatta bene, cioè si inizia a utilizzare, si utilizza abbastanza bene, almeno mi trovo abbastanza fluido, quindi boh, che dire, magari adesso visto che è uscita me la andrò a scaricare, se la maggior parte finalmente ha finito e quindi così lascia libera la banda, ma ne dubito. È un po' strano avere giusto rilasciato in meno di un mese fa, no, forse mi sbaglio, io qualcosa di più, una community a seguito poi di un rilascio. C'è un problema grosso con Windows 11 con rendere delle DB grid. Infatti adesso c'è anche il link, finalmente posso andarlo a Delphi Praxis, un mitico forum che così abbiamo testato anche che i link possono essere inviati. Non è una bella cosa, immagino che col sorgente, con qualcosa si possa ovviare, però è anche vero che cioè fino a che non siamo a ottobre, cioè da adesso andare a ottobre, novembre è un mio post. Sì, ho visto, perché ho visto solo l'anteprima e quindi non ho andare, cioè Windows 11 a tutti gli effetti non è stato ancora rilasciato, quindi che mi venga chiesto, cioè se mi chiamo un cliente e mi dice sai usavo la tua applicazione però su Windows 11 ha questo problema, gli dico beh quando esce poi definitivo. E penso che anche lì, se il supporto Windows 11 sarà un tema che vorranno supportare in maniera insomma abbastanza decisiva, tutto ciò che viene fuori nei primi tempi come bug avrà la precedenza, immagino, su ciò che è bloccante per il sistema operativo. Poi è chiaro che più cose vengono segnalate meglio è, magari adesso le segnala solo chi si è ha fatto proprio un test specifico, come appunto nel tuo caso, fatto benissimo, o chi ha installato Windows 11 e sperimenta un po', e quindi magari qual è questo problema, che adesso immagino ci sarà anche uno screenshot, adesso vado a vedere come bello che c'è la selezione stondata. Bello, un bel effetto anche sul menu in realtà, quindi non solo sulla DB grid, c'è il menu stondato. Sì, adesso siamo passati da questa moda del minimal quadrato al minimal con lo stondino, cioè veramente non so più, ogni volta bisogna reinventarsi la ruota per andare a supportare quel cambiamento minimo di con Ctrl TD. Sì, ci sono delle cose sottolineate stranamente, vabbè che lì, però secondo me noi non lo vediamo, però scusa, stavo giustamente guardando io. Allora facciamo una cosa, siccome qui o si è bloccato o di domande non ce ne sono, adesso mi nascondo questo robo qui, così ce lo leviamo e attivo, se riesco, come avevo sempre avuto lo schermo. Così si vede, così vediamo tutti quello che stavo vedendo io. Sì, questo difettuccio proprio leggerino, adesso lo ingrandisco, ma è peggio perché non è. Sì, fa un po' di questi effetti stondati,
Sulle check anche, beh, questo mi sembra corretto, sul radio button mi sembra che si veda abbastanza bene. Col control TD c'ha questa barra sotto. Ci starebbe anche bene se non fosse che confonde un po' la... Oddio. Confonde un po' la vista, sì. Questa è un po' clamorosa, cioè almeno togli il bordo. Però secondo me mi sembrano anche cose facilmente risolvibili, cioè basta incappare nel glitch e... Dovrei provare con la release definitiva. Però sì, cioè... Secondo me salteranno all'occhio praticamente subito appena si inizieranno a utilizzare. Saranno le prime cose che magari presumo correggeranno, perché mi sembrano anche abbastanza rapidi rispetto ad altre. Poi chissà quante ce ne saranno, cioè queste sono alcune, ma immagino che ce ne siano. Però usando probabilmente uno stile, siccome lo stile sostituisce il bitmap, sì, si vede bene, immagino, perché... Ah, forse l'hai scritto anche qua. Ah, c'è proprio un bel threadone, un bel thread interessante sulla compatibilità. Adesso mi darà una letta, perché così mi preparo. Poi magari se avrò un po' di tempo, un'installazione di Windows 11 me la farò anch'io. Diciamo che aspetterò il punto, farò come l'installazione degli update di Visual Studio, che generalmente vengono fuori quando sono impegnato. Nel momento in cui mi dico ok, installo l'aggiornamento, praticamente qualche ora dopo viene fuori il nuovo aggiornamento. Quindi tutte le volte sono a un pelo, sono indietro di uno, e qui farò la stessa cosa. Appena installo la beta, sono tre pagine di segnalazioni, di... Beh, comunque vedo che Dahlia, cioè, la partecipazione della creme della creme, come si suol dire. Ah, infatti questo poi è l'unico form che è rimasto un pochino Lars, che è rimasto un pochino frequentato, con persone anche un po' di spicco su cui si può trovare aiuto di qualità, come si suol dire. Niente, siamo in live da un'oretta, stasera era un po' una live... è molto stabile, perché avevo letto su un blog post che si lamentavano perché qualcuno aveva proprio installato secco della serie macchina definitiva, e si lamentava, c'erano un po' di cose ma documentate, quindi in realtà sì, cose un po' borderline, ma che proprio non funzionavano, cioè più che bug, per dire che noti un glitch o così, proprio delle feature che erano proprio rotte, e quindi sono sulle preview, quindi sulle beta. Ah, immagino, cioè manca praticamente nulla al rilascio, immagino che adesso iniziano ad essere anche stabili. Adesso magari un'installazioncina per fare un po' di prove, anche perché proprio ho letto, diciamo, un po' di cosa si trattava, qual era un po' la strada maestra, però siccome a parte il restyling grafico, non so poi se ci sono così tante altre cose, alla fine... Su 5 macchine definitive della mia famiglia e da 2 settimane anche sulla mia. Beh, se hai visto che funziona, ci sta. Cioè, se non si notano problemi particolari, io andando in giro, collegandomi anche a rete di altri così, già forse dovrei aspettare un attimo a installarla quando esce. Figuriamoci la beta, quindi sono più cautelativo. Che di solito non lo sono, perché di solito invece vado giù spiano. Io sono un early adopter, come per Delphi, stasera l'installazione me la farò, quindi quasi sicuramente. Niente, direi che questa sera la teniamo un po' più cortina, come live. Abbiamo visto un po' questa, è un po' una sperimentazione per vedere qualcosa assieme. So che... perché ci sono un po' di streamer che a volte lo fanno, però lo fanno con i filmati di YouTube, e così quando devono parlare mettono in pausa
e se qualcuno esprime, come dire, dei pareri, si mette in pausa, si rilascia, però magari lo faremo quando ci sarà la presentazione ufficiale o comunque essendo che così trovo nel trovare qualche argomento per delle nuove live, mi metterò a fare un po' di così di sperimentazioni. Ciao Maurizio, ben arrivato. Già finito? Ma qui il mondo va veloce. Va veloce. Sì, è già finita la presentazione, ma in realtà non è stata così dettagliata, a parte una slide su C++ che sono entrati quasi a momenti nella struttura byte delle stringhe compatibili tra Delphi e C++. Per il resto è stato molto, molto high level, qualche filmato già pronto e quindi, come dire, una presentazione molto, molto, molto. Sta scrivendo anche Giancarlo, che è il patron dello sponsor che vedete qui in alto. Mi scrive live stasera. Secondo me, non sai che sono. Vi suggerisco, ecco, guarda, appena scritto Streamlabs in automatico per me, vi segnalo il canale Telegram perché quello è il mezzo. Perché sui social io pubblico un po' di qua, un po' di là, ma so che non tutti hanno, magari qualcuno non c'è su LinkedIn. Su Facebook mi tengo un po' indietro anche perché, cioè, sul gruppo di Delphi Club non mi piace spammare, cioè ne facessi una all'anno, allora dico guarda stasera, però non mi piace spammare troppo, anche perché poi quando, cioè, si sa che le faccio, si sa, come dire, più o meno la cadenza, metto un calendario e poi chi vuole un pochino segue, ci sono le notifiche. Però diciamo Telegram appunto è comodo perché so che Twitch non manda le notifiche a tutti, ma solo ad alcuni quando inizia una live. E mentre su Telegram c'è un gruppo, io ci segnalo proprio solo questo. Anzi, avrei dovuto scrivere, adesso che mi viene in mente, che ero in live quando ho iniziato, ma mi scordo sempre perché nei preparativi, me lo sono pure appuntato nella mia checklist dei preparativi, ma rimango sempre, sempre fregato. Quindi mi state comunque dicendo che, quindi se vado a vedere, abbiamo già la documentazione di RAD Studio DocWiki. Qual è il nome che gli hanno dato? Che aveva un nome, l'ho visto all'inizio della presentazione. Qui abbiamo la banda un po' limitata. Scrivi pure, lo so che ha dato parere ma lui dà parere favorevole, lo so che lui dà parere favorevole, però è un po' per me che, più che altro perché ogni tanto, come dire, ci sono anche un po' delle richieste d'aiuto e quindi se quando tu fai il post praticamente spingi l'altra gente in giù. Esatto, Alexandria, ecco, che l'avevo letto all'inizio e comunque non va neanche la wiki, non va neanche la documentazione, quindi vabbè, non ci provo neanche a scaricarlo, quindi tanto, anzi, probabilmente dovrò lavorarci e quindi secondo me Olympus l'hanno cambiato perché magari ti confondevi con la macchina fotografica o c'era. E poi tra l'altro c'era anche un parallelismo, mi sembra, tra il. Ma fanno sempre questi giochi strani con i nomi. Comunque, qualsiasi cosa sia embarcadero.com questa sera non è accessibile. Bene, così vuol dire che da un lato vuol dire che in tanti stanno scaricando Delphi, dall'altro vuol dire che il clustering di Embarcadero può essere migliorato perché. Se io domani ho bisogno della documentazione in linea e non mi va perché stanno scaricando una cosa su un altro sito, non è che sia proprio contentissimo, però farò con quelle in locale, cosa devo dire? Vabbè, magari tra l'altro c'è anche la banda che sto occupando io. Ah, comunque è zero, è proprio risposta DocWiki non risponde. Sito ufficiale neanche.
Barcadero, Produce, Delphi. No, qui qualcosa arriva, quindi c'è già Delphi 11 pronti via. Tra l'altro, cioè, fanno i misteriosi, perché io ho visto un paio di domande girate tipo nel pomeriggio così, ma quando esce? Presto, cioè, lo rilasciamo tra un'ora, cioè, perché fare il mistero su quella cosa lì? Tanto non penso che se l'hai pianificato farai un rollback o cambierai idea nel giro di, come dire, di un'ora, perché dovresti già averlo caricato, dovresti già essere lì. Alexandria d'Egitto, perfetto, quindi c'è sempre anche un po' di storia qua, come, cioè, sempre queste stranezze, come il fatto di dire finché non sono testate, quello che vi facciamo vedere non è detto che ci sia, che ci sta che lo che facciano la precisazione, solo che lo fanno 10 volte e questo mi fa preoccupare, cioè non è che, non lo so, si vede che ci sono gente che se la prende, cioè io lo interpreto come un vi stiamo facendo vedere su cosa stiamo lavorando, ci sono delle cose nuove, è chiaro che ho detto magari alcune ce la fanno, altre potrebbero non essere, cioè, boh, tranquilli, quindi boh, hanno paura di ripercussioni se per caso fanno vedere una cosa che poi non rilasciano o... Sì, what's new? Ci stavo provando a vedere cosa c'è di nuovo nella documentazione, ma qua c'è ancora Sydney, non c'è ancora quella giornata, per cui direi che forse proprio perché stanno aggiornando la wiki che non si vede il... Usando 4K screens, infatti il mio è 4K. Anche gli stili a design time è una bella cosina, almeno si vede un po' cosa ci viene fuori, per cui be ready for Windows 11 di cui stavamo parlando prima. Anche questo effettivamente, cioè io ad esempio non ne faccio uso, però a grande richiesta è chiaro che chi ha uno sviluppo su Mac, cioè questo ce lo deve avere, perché i nuovi sono API 30. Ho letto che qualcuno si è lamentato perché hanno fatto l'upgrade dell'API, però purtroppo, cioè, se Google dice o supporti queste API o non pubblichi sullo store, non è che c'è, cioè, un conto sono le costrizioni lato produttore, oppure un conto sono il fatto di fare un upgrade, ma poi ci sta comunque il ricambio dei device abbastanza, non è come una volta, cioè adesso hai magari dei costi molto abbattuti, tranne qualche, ecco, questo non è stato approfondito, la questione del remote desktop support, che non capisco bene di cosa si parla. Cioè il debugging remoto, ok, tutto lì, cioè boh, sì, nel senso magari c'è qualcosa di più e mi è sfuggito, secondo me per vedere delle cose un po' più interessanti a parte la preview era un po' per dire lo stiamo rilasciando e divertitevi, poi il grosso magari è per Mi intriga anche la questione di Visual Studio Code, nel senso, cioè, se installo il plugin, poi che sviluppo dal punto di vista, perché io vedrò ovviamente supporto nella sintassi e sviluppo magari, cioè, ci faccio editing del file, però non avrò il designer, cioè, quindi che cosa vado ad aprire? Potrei aprire una console application e lavorare con un progetto... Uso Visual Studio Code, cioè SP è stato fatto apposta, quindi anzi secondo me era comunque una buona idea, perché molti altri tool si basano su LSP, quindi tanto c'è questo auto restart che vedo che è una cosa buona, perché nella versione attuale si blocca spesso, però mi chiedevo Visual Studio Code se posso, cioè se edito i file di una cartella proprio se posso aprire il progetto
e aprire anche i file, al netto che eventualmente ovviamente i designer non sono funzionanti, anche perché la mossa è un po' interessante ma pericolosa, anche perché se uno si abitua a, bisogna vedere come funziona l'SP su Visual Studio Code, però Visual Studio Code ha avuto un successo esagerato nonostante abbia come prefisso Visual Studio nel nome, cioè conosco gente che su Linux, su Mac, cioè chi lavora nel web stravede, cioè parti tool commerciali tipo WebStorm, Visual Studio Code viene prima, cioè soppiantato Atom, soppiantato cioè con i plugin, è diventato proprio, ha fatto un salto secco nel nulla di vieta di scrivere DFM a mano, infatti, cioè nel senso, secondo me li farà aprire, cioè io mi aspetto che il progetto venga di per sé gestito, però se clicco su un DFM mi faccia vedere il DFM. Considerato che comunque la controparte, ad esempio, di chi fa applicazioni in WPF ha XAML e li scrive a mano in XML, se ci fosse un minimo di autocompletamento anche lì, cioè non è che poi alcune cose siano così impossibili da... Un editing veloce, magari non lavora col codice ed è a posto, e quindi... Trusted by over 3 million developers. Developers, ci manca un po' il developers. Adesso me lo autolancio. No, che dire, adesso mi metto magari nella schermatina classica, quindi DFM a mano, sì, una bella, abbiamo messo, potrei dire farli a mano, dovrei essere scemo, a questo punto interverrebbe Bender. Tanto siamo tutti scemi, tu, io, questo qua dietro, è la mia filosofia di viti. Ci stava benissimo. Che dicevo, spesso bisogna... Sì, mi ricordo quelle proprietà, le vedo, a volte le vado a rimuovere perché le voglio come ereditate, quindi... Sì, no, cioè, ovviamente c'è un po' da tribolare, quello sì, però comunque in ogni caso può essere una cosa comunque interessante, sicuramente la sperimento, anche perché Visual Studio Code lo uso, per cui ci sta da questo punto di vista. Allora, non c'è, developers. Vabbè, siamo Star Steve Ballmer. Niente, direi che per stasera è tutto, chiudiamo un pochino anticipatamente, non perché sia stanco, anche se un pochino, siccome ho iniziato a fare la palestra seria e mi stanno massacrando, praticamente non riesco a alzare le braccia, non riesco a alzare le mani, mi hanno devastato e quindi sono effettivamente un po' acciaccato. Non ho altri argomenti, quindi era giusto per testare un po' questa, vederla live assieme, fare un po' di conversazione su quello che sarà. Ecco, magari sfrutterò appena riesco il mitico club Delphi Club Italia per chiedere se per caso qualcuno non partecipa, magari, cioè qualcuno è interessato alle live ma magari non partecipa per una questione di orario, per una questione di giorno, perché era mia intenzione fare. In realtà stavo pensando che poteva essere utile avviare una sorta di mini corso Delphi, perché vedo comunque i filmati rimangono e quindi al netto di sperimentare un po' di cose nuove, fare un po' di progetti, un po' di coding o così, per far vedere insomma quello che si può fare con FireMonkey. Ho già trovato un'ispirazione per una prossima live che è il gioco dell'impiccato,
che è implementato in TypeScript, però lo vorrei convertire in Delphi e farlo con Delphi. L'idea sarebbe, poi c'è sempre ancora una live che stiamo progettando legata al fatto di fare un po' di myth busting, cioè su Delphi, e quindi sfatare un po' i miti, per cui sicuramente questa release ci darà qualcosa in più da mettere, diciamo, nel carniere degli argomenti da utilizzare. E quindi l'idea era quella magari di aggiungere una giornata, o comunque fare qualche appuntamento in più, e dedicandola a qualcosa, al coding in generale, ma magari vedendo anche qualcosa di diverso, tipo legato, non so, JavaScript, altre cose diverse da Delphi, e avere una linea su Delphi che magari parte dall'inizio, faccia vedere un po' le cose più interessanti, in modo che, insomma, se qualcuno volesse farsi un mini corso, potrebbe riguardarsi le live, e quindi magari delle live più brevi, perché quella ad esempio del pomodoro, dell'altra app, degli overlay, le ho caricate su YouTube, quando ho visto che erano 2 ore e passate, ho detto, come ho fatto a farle così? Sono rimasto così tanto online, e forse sono veramente pesanti anche da vedere per assistere a un demo, che diventa magari una cosa un pochino impegnativa, mentre delle pillole o delle cose più corte, insomma, dico live di 5 minuti, ma magari qualcosa di più digeribile su delle feature specifiche, partendo magari anche dalle novità di Delphi, oppure vedendo delle cose più che puntino un po' più la formazione o così, potrebbe essere più interessante. Comunque ci sto pensando, diciamo, la cosa importante è che si continuino a fare. Al momento stranamente non mi pesa, avrei pensato di no, perché comunque la formula mi piace anche nello strumento, e alleggerisce un po' il tutto questo fatto di avere un po' la chat, di abituarci un po', e quindi di fare un po' magari le cose assieme, 2 battute, cioè alla fine diventa un più un facciamose compagnia che non una programmazione, però c'è, cioè, comunque di applicazioncine, demo di onboarding, abbiamo usato il tethering, applicazioni con FireMonkey per lo schermo, Pomodoro, cioè abbiamo fatto 5-6 progettini tra giochini e cose varie che comunque non sono male. Ovviamente tutte le idee sono benvenute, magari farò un sondaggio appunto su Delphi Club Italia per vedere se qualcuno magari ha interesse a partecipare e magari preferirebbe un orario diverso. Poi bisogna vedere se si concilia ovviamente con quello che riesco a fare io, però magari aggiungiamo un appuntamento alla settimana. Di solito è benefico, anche perché ad esempio stasera ho visto passare persone che normalmente non si collegano, e quindi perché magari è qualcuno che non si è collegato per lo stesso motivo, perché c'è chi magari ha un orario preferenziale e riesce ad esserci, c'è chi invece non riesce ad esserci. Io vedo che c'è anche chi le fa il pomeriggio, ma io, cioè, magari un pomeriggio potrei trovarlo, però non può essere un appuntamento fisso purtroppo, e quindi non riuscirei a dargli, come dire, una cadenza, a meno di non dividere per argomento e banalmente fare più giorni a settimana, in modo che chi non partecipa a uno partecipa all'altro. Vabbè, magari l'Inta volerà una discussione, sperando che non vada a finire come l'ultima dove mi azzannano alla gola, oppure si dice, ma fai le live, vuol dire che va tutto bene, quindi i problemi di Delphi sono colpa tua, no, le cose del genere. Vabbè, a parte gli scherzi, magari qualcuno è interessato e quindi si può provare. Così farò di nuovo l'inserto per le notifiche. Il resto suggerisco sempre il gruppo Telegram, sia perché non ne abuso e quindi non mi mando notifiche che non dovrebbero esserci, né spam, non è a fini pubblicitari, come non lo è questo canale. Quindi al momento, domani magari si diventa una celebrità, non si sa mai, ma insomma vedo che qui va di moda più altre cose, che ci sta, perché comunque è una community per intrattenimento, quindi questo è che noi ci intratteniamo con queste cose perché siamo malati,
sotto sotto, quindi questo è il nostro problema, ma direi che la questione è così. Niente, adesso progetterò un po' di cose, poi in realtà speriamo prima o poi anche di riuscire a organizzare qualcosa dal vivo, di vedersi, non so, un Delphi Day. Speriamo che l'inverno non ci riporti di nuovo indietro e ci risparmi un pochino di chiusure e si riesca con tutte le, ovviamente, le restrizioni del caso a rifare qualcosa assieme. Qualche conferenza vedo che è ripartita, secondo me anche lì sempre meglio essere sicuri e valutare prima di, ovviamente, di organizzare qualcosa, però insomma, si spera che un minimo di normalità con i vaccini al resto si arriva. Un Pia Delphi Day, e Pia Delphi Day ci sta sempre, anzi finché c'è un bel solettino per questo mese, finché non viene il freddo, ci sta sempre sia la giornata che la piadina, quindi per cui ok, niente, io direi che, siccome devo ancora mangiare perché sono venuto da fuori e sono entrato in live direttamente, a proposito di prossima live, disponibilità di librerie grafiche in Delphi come Image 32, io mi ricordo Graphics 32, Image 32 non ce l'ho presente, il recente wrap per Schia che trovo molto interessanti. Sì, anche alcune cose come librerie così, io non... c'è l'abitudine, chi fa live coding, anche di fare appunto come stasera discovery, cioè uno, magari se ci sono delle librerie che ritenete interessanti, mi metto lì, non perché le debba spiegare a qualcuno, però magari in diretta, in live, mi studio la documentazione, provo a utilizzarlo e se magari live c'è qualcuno che già la usa, come dire, fa da guida e si impara qualcosa di nuovo e si vede qualcosa assieme, quindi proprio perché ovviamente non posso sempre fare live di 2 ore su argomenti preparati che non conosco, perché vuol dire che ogni settimana mi dovrei fare, è come fare una conferenza alla settimana e quello non riesco a farlo, però su altre cose anche improvvisate, tanto poi qui non è che io debba necessariamente, non bisogna fare i fenomeni, non devo essere lo sviluppatore chissà chi, quindi anzi ci mancherebbe, quindi più si sbaglia, come ho fatto poi tempo fa con Delphi MVC Framework che avevo provato e mi ha guidato un po' Daniele, e sbagliando tutto poi una sera ho detto ok, facciamo la puntata finale, facciamo una cosa che funzioni, studiamocelo un po', così magari diamo una chiusa, perché poi l'intento è sempre far vedere che più o meno con queste librerie si può fare tutto. Gli do un occhio a quello che rimbalza per lo schermo, c'è una conoscenzata, anche perché una volta avevo usato Graphics 32 per fare degli effetti su un progetto, parliamo però di 20 anni fa quasi, quindi è passato del tempo, del 2001, e cioè cavolo, con la libreria Graphics 32 che è molto molto performante e ci ha consentito di fare degli effetti che il bitmap normale non faceva, cioè ci impiegava un sacco di tempo, mentre quella andava, faceva gradienti, faceva cioè quello lì è stato veramente una bella scoperta. Adesso mi butterò un occhio su questi Image 32 e poi dopo magari vediamo. Poi se qualcuno si vuole offrire a fare un tandem o farla vedere, problemi non ce ne sono, quindi magari ci sono dei contesti, o dare una mano mentre io cerco di utilizzarla. Lì mi devo ancora un po' preparare su come fare live a 2, ma avrò occasione di sperimentare quando faremo quella dei miti da sfatare su Delphi. Meno male che sono in live dietro uno schermo, perché mi esce il sembro Toto Fattazzo, quindi ho la salivazione perché pregusto la cena, quindi adesso vi abbandono. Come sempre, per chi si è collegato, grazie mille per la presenza e il supporto.
Quindi vi do appuntamento alla prossima live, magari vedendo in diretta i demo di quello che hanno aggiunto su Delphi, magari forse un po' più approfondite, vedremo cosa aggiungono. Ci si sente sui soliti canali social, grazie mille e direi alla prossima live, ciao a tutti e visto che domani è venerdì, buon weekend. Se non ci si vede prima, ma già dubito, quindi buon weekend. Ciao, ciao a tutti.